In Siria, ora ad Aleppo, nonostante la situazione drammatica per via della guerra, i fedeli di una parrocchia pensano all'Italia, colpita dal coronavirus, e si raccolgono in preghiera, celebrando il rito della Via Crucis. Massimiliano Cocchi. Le immagini sono sgranate, ma raccontano una bella storia di vicinanza e solidarietà, la preghiera dei bambini di Aleppo per l'Italia colpita dal coronavirus. Nella Via Crucis del secondo venerdì di Quaresima, infatti, i bambini della parrocchia di San Francesco hanno voluto pregare per i propri coetanei italiani, chiedendo al Signore di proteggerli dalla malattia e di farli tornare prima possibile alla loro vita normale. Siamo molto stupiti e amareggiati per il fatto che mentre noi, nonostante i missili in questi anni di guerra, abbiamo potuto continuare le celebrazioni nostre qua nella chiesa, voi siete stati impediti per un po' di tempo. E lo stesso anche, siamo amareggiati di sentire che le scuole sono ferme e che i bambini rimangono a casa. Un gesto di solidarietà che arriva da quella che è stata la città martire della guerra siriana. Per 6 anni, infatti, Aleppo è stata stretta in un drammatico assedio che ha fatto migliaia di morti anche tra la popolazione civile ridotta allo stremo. Oggi interi quartieri sono completamente distrutti e la guerra è ancora alle porte della città, nella provincia contesa di Idlib. Noi continuiamo a vivere in una città completamente bloccata dal punto di vista economico. La gente non ha lavoro, non c'è lavoro. Prima per la guerra ad Idlib e attorno ad Aleppo, ma anche allo stesso tempo per il blocco delle banche nel Libano. Ci sentiamo soffocati, la gente soffre di freddo, soffre anche di fame, soffre di tanta preoccupazione mentre non vede una via di uscita per il futuro.